Il pianto liberatorio di Emanuele Cavallucci nel tripudio dei mille del Pala Santa Filomena di Chieti, che hanno accompagnato il trentenne pugile di casa alla conquista del titolo italiano dei pesi welter. Cavallucci lo ha strappato al detentore Nicola Cristofori, 24 anni, di Ferrara, in modo chiaro e netto. Sin dal primo round Cavallucci è partito all'attacco, la svolta del match al quarto round, quando un preciso gancio destro ha fatto piegare le gambe a Cristofori. L'epilogo nella quinta ripresa, quando l'avversario ha toccato di nuovo il tappeto, inducendo l'arbitro a fermare l'incontro per KO tecnico. Per Cavallucci, che si era preparato per mesi a questo match, è un sogno che si avvera, reso ancora più bello perché conquistato nella sua città, che a distanza di 40 anni saluta il ritorno di un titolo italiano. Gioia incontenibile anche per il suo maestro Davide Di Meo e per la sua storica scuderia, Tullio Di Giovanni.